It Show 2019, siamo allo stand della Canicom con Angelo Dal Porto e Aleandro Frassinuti, da sempre presenti nel mondo della cinofilia venatoria con degli strumenti utili all'addestramento e alla caccia. Quali sono, Angelo, le novità di questo It Show? Ma novità in particolare, diciamo che stiamo andando avanti col discorso dei satellitari, ovviamente. Questa è un po' diciamo una riscoperta, un modo nuovo di andare in tranquillità a caccia con i segugi. Però noi rimpiangiamo e continuiamo a sostenere il nostro beeper, che ci ha dato tante tante soddisfazioni nella nostra, diciamo, attività. L'abbiamo qua di fianco, un prodotto studiato da noi e voluto nel 2010, e dopo 8 anni continua a essere uno dei preferiti sul mercato, perché ha delle caratteristiche peculiari, diciamo che così con orgoglio la concorrenza non è riuscita ad imitarci, in sostanza. Sopra, questa è stata un po' un'idea nostra, il fatto di andare a caccia in silenzio con un beeper, perché il beeper era nato per segnalare, diciamo, il movimento del cane e poi la ferma. Con questa intuizione invece noi abbiamo creato un prodotto dove si va a caccia in silenzio e nel momento in cui il cane cambia atteggiamento, cioè va in ferma, arriva un segnale sopra il palmare che abbiamo addosso, vibra e suona, per cui ci indica che il cane è in ferma su un animale. E questo per evitare tutti quei rumori che qualcuno definisce addirittura fastidiosi del suono dei beeper continuo in giro per i boschi. È un prodotto molto 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 apprezzato, tanto che chi attualmente ha fatto la scelta di passare al satellitare, ovviamente per una maggior sicurezza, non tanto per il risultato venatorio, ma per una sicurezza di sapere dove sono i propri cani in qualsiasi momento ed eventualmente recuperarli in caso di pericolo. Ma non si distaccano dal nostro biperone, perché ormai è diventato affettivo quasi il rapporto con questo oggetto e noi ne andiamo veramente fieri. Chi mi racconta della Canicom Cup di quest'anno? Aleandro, che è un po' l'ideatore. La Canicom Cup nasce da un'idea, diciamo, abbiamo continuato a chiamare Canicom Cup proprio perché l'origine poi nasce da Campo Felice, dai Settere Poenter, e quindi l'abbiamo mantenuta, e l'obiettivo e l'ambizione è di proseguirla nelle varie tipologie di azioni cinofile, sia segugismo che penna, e nasce da un'eccellenza pescata fra i segugisti lepre, perché la lepre comunque è un bel segugismo, un segugismo anche vivibile, nel senso che se vai a vedere una gara senti e vedi i cani lavorare, e poi perché gli scenari delle Alpi sono belli, e da lì avevano l'idea l'anno scorso di creare un'eccellenza. Noi pescheremo i risultati dello scorso anno, del 2018, dove sponsorizziamo 4 trofei importanti nella cinofilia lepre, e lì prenderemo i vincitori di ogni categoria per ogni trofeo e li portiamo in un giorno solo, il 16 di giugno, a fare una finale. E le coppe sono là in vista, fa piacere se farle vedere, ci abbiamo investito, ci crediamo soprattutto, come credo che è il nostro essere da anni, stiamo investendo e credendo nella cinofilia tutta, e quindi questo sarà il nostro impegno. Oggi. È per quello che vi amo tanto. Esatto, oggi ma anche nel futuro, perché a me piacerebbe, lo dico qui fra denti, ma una cosa che piacerebbe la Canicom Cup si riuscisse a farla in tutte le discipline, tornando anche a valorizzare la caccia alla selvaggina tipica di montagna con i cani da ferma. Lì vi aspetto. Ma non sarà tardi, guarda, proprio oggi parlavo e ho cercato di capire di come poterci entrare, ma no, noi siamo attivi, anche se siamo anzianotti, ma siamo attivi, quindi siamo avanti e ci piace guardare avanti, quindi, e credo che, come dico sempre, la cinofilia sarà quello dove possiamo reperire il meglio anche dei cacciatori prossimi, quelli dopo. Bene, allora vi aspetto in montagna. Vengo sicuro, a me piace.